La ringrazio. Adesso Tuzzi, prego. E accenda. Grazie. Sono il segretario generale ANIP Italia Sicura. Noi ringraziamo lei per l'invito e tutti gli onorevoli presenti, soprattutto il gruppo parlamentare 5 Stelle che sta iniziando a dedicarsi alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia. Sicuramente avrete registrato la priorità che tutti i sindacati qui presenti hanno rinnovato la priorità di questo sblocco salariale e soprattutto di vigilare affinché effettivamente avvenga, perché sarebbe l'ennesima penalizzazione nei confronti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Noi prendiamo questi primi due incontri come un momento di confronto che continuerà nel futuro. Questo è il nostro auspicio, perché dobbiamo parlare di tante cose e soprattutto far capire a voi soprattutto che siete coloro che fanno le leggi, che esistono, l'hanno rappresentato anche gli altri colleghi alcuni aspetti, esistono tante situazioni in cui la Polizia di Stato, gli operatori, i lavoratori della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine non sono tutelati. Noi parleremo con voi sicuramente di offerta della sicurezza, della percezione della sicurezza del cittadino, della sicurezza partecipata che coinvolge tutti gli enti che possono creare questa sicurezza. Ma soprattutto vogliamo evidenziarmi come sindacato dei lavoratori che i nostri lavoratori sono abbandonati, non hanno tutela legale, lo stava dicendo poco fa il collega che mi ha anticipato, non hanno una tutela sanitaria perché se ricevono delle ferite durante l'adempimento del proprio dovere si devono pagare tutte le spese, comprese le operazioni, al di là dell'assistenza del servizio sanitario, che è minimo perché ci sono tante altre situazioni che noi siamo completamente abbandonati. Abbiamo fatto tante manifestazioni in questo senso, bene o male tutti i sindacati, perché non abbiamo queste tutele. Nel momento in cui noi siamo su strada e interveniamo in ordine pubblico, esempio, facciamo l'esempio più chiaro, i reparti mobili intervengono e fanno una carica, non hanno tutela legale, sia per quanto riguarda le conseguenze della loro azione di forza, che è un adempimento di un dovere, sia per i danni che subiscono, come dicevo prima, per la mancanza di tutela sanitaria, ma soprattutto hanno delle responsabilità penali. E non sempre si riesce a provare che loro erano nell'esercizio. Non sto parlando di ciò che eccede, naturalmente gli abusi sono una cosa a parte. Non si riesce a provare che loro stavano lavorando e nelle condizioni di adempimento di un dovere, perché non ci sono registrazioni degli ordini. Noi abbiamo chiesto la registrazione degli ordini, siamo tutti quanti insieme, i sindacati siano riusciti ad avere adesso le telecamere sui caschi, fra virgolette, poi sono collocate in altri posti, però siamo riusciti ad avere le telecamere, telecamere che registrano solamente delle immagini, ma non registrano ciò che si dice. E a volte ci sono dei funzionari che danno degli ordini e poi non confermano quegli ordini. Quindi, quando si va a un processo, abbiamo delle difficoltà reali di difesa dei poliziotti che agiscono in realtà. Vi faccio solo un esempio. Tempo addietro c'era una manifestazione per quanto riguarda le staminali, c'erano tutte le persone con le sedie a rotelle che avevano bloccato tutta Roma in diverse manifestazioni. Addirittura qui qualcuno aveva dato l'ordine di caricarli perché erano entrati nella piazza di Palazzo Chigi. I colleghi dei reparti mobili, con senso del dovere, sono andati lì, non li hanno caricati, ma li hanno solamente convinti ad uscire dalla piazza. Però l'ordine era di caricarli. Se i colleghi avessero caricato quelle persone, capite bene la
la cassa di risonanza che i reparti mobili della Polizia di Stato andavano oltre la legge, ma lì c'era un ordine ben preciso. Comunque, questo era per fare un esempio delle garanzie, perché chiediamo gli ordini registrati. Un'altra cosa che vi chiederò come sindacato di fare attenzione è alla gendarmeria sovranazionale che esiste. Hanno fatto pochi, si chiama Euro Genford, ha sede a Vicenza. Nei giorni scorsi hanno fatto una grandissima manifestazione, esercitazione, chiamiamola così. E questa è importante, perché voglio fare questo esempio? Perché a differenza dei nostri poliziotti o dei nostri carabinieri, finanza, tutti quelli che sono impiegati nei servizi di ordine pubblico, questa gendarmeria sovranazionale può intervenire sul territorio di qualsiasi paese europeo, in sostituzione delle forze interne, chiamiamole così, e hanno un'immunità per quello che fanno. Cosa che non hanno i nostri, per questo parlavo di tutele, volevo fare questa associazione. E comunque possono intervenire in ordine pubblico, e addirittura non con le divise di appartenenza, ma con, basta vedere tutte le foto che girano, erano in divisa antisommossa, tipica, mimetizzata, questa è la luce degli ultimi giorni. Quindi grazie dell'invito. Le ultime due cose che naturalmente hanno già detto tutti i colleghi: noi dal 1995 aspettiamo un riordino delle carriere. Non voglio entrare nelle varie rivendicazioni delle categorie o delle qualifiche o dei ruoli. Dico solamente una cosa: per la Polizia di Stato questa situazione è molto gravosa, perché all'interno della Polizia di Stato esistono gli impiegati civili del Ministero dell'Interno. Questi impiegati civili del Ministero dell'Interno hanno avuto 3 riordini delle carriere, 3 riqualificazioni. Ciò significa che una persona che tanti anni fa, forse non saprete che cosa sia, le famiglie, esistevano i famigli, facevano le pulizie o erano addetti alle mense, con queste 3 riqualificazioni oggi hanno un ruolo dirigenziale. Prego. Direttivo. Sì, per chi ha la laurea è andato ancora un pochino più avanti. Però hanno avuto una progressione di carriera in 15 anni, perché sono 15 anni che non si fa un riordino delle carriere, che i nostri poliziotti non hanno avuto. Anzi, oggi, per questo c'è lo sblocco, la richiesta dello sblocco, oggi non hanno nemmeno quel riconoscimento nel momento in cui hanno fatto un passaggio di carriera. Ma non passaggio di carriera, perché ci sono degli automatismi anche nella carriera, no? Negli stessi ruoli, tot anni di servizio, uno passa alla qualifica superiore. Ma non è riordino delle carriere. Riordino delle carriere riguarda una situazione a regime di riordino delle carriere, una situazione transitoria di riordino delle carriere. C'è stata nel 1995 e è successo un sommovimento da parte di tutte le forze di polizia, un avanzamento, una retrocessione della Polizia di Stato che era all'avanguardia con la 121 dell'81. Quindi noi siamo stati un po' penalizzati come Polizia di Stato rispetto a tutte le altre forze di polizia. E questo riordino delle carriere è atteso da 15 anni, ma da tutti. Poi ognuno farà il suo riordino all'interno delle amministrazioni difesa, Polizia di Stato, Carabinieri, finanze, ma questo è importante. E poi un altro aspetto, chiudo, il quadro normativo. È vero che c'è il blocco contrattuale, però noi non possiamo avere un blocco normativo, perché quando si fa il blocco contrattuale ogni 2 anni, scusate, il rinnovo del contratto avviene ogni 2 anni, il rinnovo del quadro normativo viene ogni 4 anni, e noi siamo bloccati da anni. Saranno quasi 8 anni, se non sbaglio, che non abbiamo un riordino normativo. 2009, 6 anni. Un riordino normativo. Quindi questo è importante, perché naturalmente ci sono tante leggi che vengono approvate dal Parlamento italiano ed europeo che devono adeguarsi nei nostri ordinamenti, che per di più sono anche speciali. Quindi richiedono non un'applicazione automatica come avviene nel pubblico impiego, ma richiedono un ulteriore atto normativo.
Grazie. La ringrazio.